burro o cannoni? Vi sarà capitato di sentire che per il sistema capitalista produrre burro o cannoni è la stessa cosa. Per burro, ovviamente, si intendono le spese sociali e i beni utili alla popolazione. Per cannoni si intendono le spese per armamenti e per la guerra. Burro o cannoni significa dunque che per il capitalismo l'importante è realizzare profitti, in un modo o in un altro. Tuttavia, se questa formula popolare semplifica bene il cinismo del capitalismo, in realtà possiamo essere ancora più precisi. Il capitalista, cioè le multinazionali, i gruppi finanziari, i gruppi industriali, bancari, i fondi speculativi e così via, che produce cannoni, ha un problema rilevante rispetto al burro. Il burro si consuma in modo naturale e, tra virgolette, indolore. Ma per poter consumare i cannoni occorre che ci siano delle guerre. Delle guerre che distruggano questi stessi cannoni. Senza il consumo di merci, il capitalista non può ricavare profitti. Perciò deve sostituire i cannoni con altri cannoni per poter realizzare il plusvalore incorporato nelle armi. E per sostituire cannoni con cannoni occorre una guerra. E non basta questo. Infatti, più armi si producono, più aumenta la tendenza verso il loro impiego e più le guerre sono all'ordine del giorno, proprio per poter garantire il ciclo della produzione e del profitto. A un certo punto queste tendenze, insieme ad altri fattori che creano conflitti, prendono letteralmente il sopravvento e il mondo si trova in una guerra senza quasi accorgersene.